Le autobotti sono i serbatoi che servono poi per permettere un'invasione in profondità sul territorio ucraino e tutto quello che serve sono colonne che ci raccontano di una guerra in corso, di una vera guerra su larghissima scala. Queste immagini arrivano proprio dal confine tra la Crimea e l'Ucraina e i carri stanno entrando dalla Crimea in territorio ucraino. Quello che abbiamo visto da lì, da sud, dalla penisola della Crimea verso l'Ucraina, sta accadendo sostanzialmente in quasi tutte le aree di confine russo, da nord, dalla Bielorussia, dal territorio controllato da Lukashenko, il grande alleato di Vladimir Putin, dalla zona del Donbass, le repubbliche indipendentiste, e poi da sud, dalla zona di Mariupol, dalla zona della Crimea, abbiamo visto queste immagini, e poi gli attacchi su Odessa. Sergio Paini è proprio sul terreno, sul confine russo, vive in Russia da moltissimi anni. Queste immagini però sono qualcosa che nemmeno chi conosce come dire, la durezza e la volontà di potere di Putin forse poteva immaginare. Che cosa sta accadendo lì, Sergio? Sì, è sicuramente così. C'è stata un'escalation che sostanzialmente ha sorpreso anche molti russi. Ieri era la giornata delle forze armate, avevamo sentito parecchi, e a questo punto molti credevano che con il riconoscimento e l'ingresso dei blindati a Donetsk e Lugansk la situazione fosse già abbastanza soddisfacente per Putin. No, è andato oltre, ha capito che c'era spazio e quindi se non è stato fermato lui va avanti. Monica, prima raccontavi di Odessa che è fondamentale, avevo sentito anche quello che aveva detto Gian Michalessin. Ebbene, vi voglio ricordare che Putin, questo dettaglio mi aveva colpito molto, quando dall'intelligence occidentale si era detto di una lista di persone che dovevano essere eliminate, forse arrestate. Bene, Putin dopo questo allarme non l'ha semplicemente smentito, ma ha detto: noi ci ricordiamo chi sono i responsabili della strage di Odessa del 2 maggio del 2014, quindi post Maidan di Kiev, quando decine di persone filorussi morirono nell'incendio, sembra provocato, della sede dei sindacati. Ebbene, quindi c'è strategia militare, questa è di fatto una blitzkrieg, guerra lampo, non è lampo, vedevo pensare così, ma il modo in cui hanno agito da tutte le parti e dà questa impressione, ma è anche qualcosa di più, è quello che dicevamo prima, è quello che vediamo, che trasmette anche la televisione russa, è quasi se fosse una rivalsa, dopo quello che è stato vissuto come un sopruso e che non è soltanto di questi ultimi 8 anni di guerra nei confronti della popolazione russofona, sottolinea Putin, ma va molto indietro alla seconda guerra mondiale, al collaborazionismo ucraino, ancora prima ai bolscevichi, perché comunque l'Unione Sovietica che lui richiama è quella di Stalin che ha vinto la seconda guerra mondiale, non quella di Lenin. Quindi ci sono tutti questi elementi che effettivamente Putin ha reso realtà e che questo sia possibile nel 2022, dal presidente comunque di una grande potenza, nucleare, sicuramente ha sorpreso non solo i diplomatici, ma anche, appunto tanti russi che ci sembra non pensavano si potesse andare così in là. Ieri ci dicevano: se siamo attaccati, senz'altro, non c'è partita, siamo molto più forti, finirà subito, ma non succederà. E invece è andata proprio così. È andata proprio così e quello che viene messo in discussione in questo momento è l'integrità territoriale dell'Ucraina e la vita di moltissime persone. Iniziano ad arrivare le notizie di morti nei vari attacchi e abbiamo raccontato di tutte le persone in fuga. Dietro a te la vita in questo momento, Sergio, sembra scorrere quasi normalmente. È uno dei paradossi della guerra che quando non si è anche solo a pochissimi chilometri da una zona direttamente coinvolta, però si ha quasi una sensazione surreale, lasciami dire, di normalità. Sì, perché qua hanno chiuso l'aeroporto, per sicurezza, ma anche proprio per questioni, tattiche militari. E appunto, lo avevamo già visto ieri, i russi che vivono qua,
ostentavano appunto sicurezza, mentre è chiaro che è completamente diverso il punto di vista dei profughi, che sono ormai tantissimi, sono già più di 100.000 in questa regione, profughi del Donbass, e in loro invece c'era grande preoccupazione perché tutti gli uomini tra i 17 e i 55 anni sono stati richiamati alle armi, sono di là, e quindi anche le speranze che avevano riposto in Putin come pacificatore sicuramente adesso sono sospese, perché la guerra allargandosi molto, e soprattutto sappiamo nel Donbass, dove soprattutto nella Repubblica di Lugansk stanno avanzando, hanno già preso alcuni villaggi, e lo scontro con l'esercito ucraino, per quanto impari, va avanti, e sono molto preoccupati. Ecco, Susanna Lemma, stavamo dicendo il costo sulla vita delle persone in questo momento, lo abbiamo raccontato con i colleghi dal centro di Kiev, le persone si stanno nascondendo nei bunker cercando di ripararsi dai possibili attacchi aerei, famiglie in fuga da Kiev e dalle altre città ucraine. Quali sono le ultime notizie che hai? Abbiamo notizie appunto che arrivano dall'ONG italiana sulle terre che opera proprio nei territori di Kiev, che ci racconta una situazione drammatica, come del resto stiamo facendo noi in queste ore. Ha annunciato che si sta riorganizzando dopo l'esplosione della guerra, in particolare purtroppo con una notizia che riguarda i bambini, cioè questa ONG si occupa soprattutto di curare i bambini oncologici, li sta spostando d'urgenza verso l'ospedale proprio e per riportarli. E quelle che stiamo vedendo a conferma di quello che ci dici sono proprio le immagini che la Reuters sta passando in questo momento, sono immagini in diretta della gente, delle persone incolonnate, vedete via, la strada che esce dalla città è piena di queste persone che stanno cercando di fuggire, prima le avevamo viste alle pompe di benzina cercando di fare il pieno per poter scappare, mentre la via che va verso il centro della città è praticamente deserta. Questo è il tentativo della fuga dalla guerra, e pensate a ognuna di quelle persone che in questo momento si trova dentro ognuna di quelle auto, al volante, con accanto magari la propria moglie, dietro i propri bambini, cercando di fuggire e sentendo sulla testa i rumori, il boato dei mezzi dell'aviazione russa. Ci è stato detto pochi istanti fa proprio dai colleghi che sentivano questi sorvoli costanti, mentre dalle varie città arrivano tweet e notizie di quel che accade. Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque, ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. È difficile mettersi in contatto con l'esterno anche con i mezzi tecnologici, chiediamo aiuto a tutti. È la testimonianza all'ANSA pochi istanti fa di un ragazzo che abita a Colomia, che è una città dell'Ucraina occidentale. Donato Bendicenti, abbiamo sentito le parole durissime di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e di Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri europei. Veniamo da te. Beh sì, sono parole di estrema durezza, d'altronde non potevamo aspettarci altro. Ursula von der Leyen ha un po' voluto ricordare quello che è il core business dell'Europa, la pace e la